Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. In questo video, ragazzi, vi parlerò delle più grandi battaglie che sono accadute nella lore di Destiny e di Destiny 2, come da richiesta di Jess Killer, uno dei vincitori del contest che faccio durante le live, quando insomma faccio una domanda a tema Destiny lore, e il primo che risponde si aggiudica la possibilità di scegliere appunto l'argomento di un video. Come era successo per il video tema cacciatori, anche qui mi scuso per il tempo impiegato a realizzare il video, ma ho dovuto dare spazio e precedenza agli argomenti di la stagione del Ramingo, quindi la seconda espansione del pass annuale, diciamo così, e quindi mi dispiace, ma ho dovuto farvi aspettare un po'. Quindi Jess Killer, mi spiace, ma hai dovuto pazientare più del previsto, ma spero che il video comunque sia di tuo gradimento. Dicevamo appunto le più grandi battaglie della lore di Destiny, ne ho selezionate idealmente 5. Due sono più guerre che battaglie, le altre sono proprio battaglie. Ma partiamo dalla prima grande battaglia che avvenne attorno all'ultima città. È la famosa battaglia dei sei fronti, che si chiama appunto dei sei fronti, perché la città venne attaccata su sei fronti diverse, su sei posizioni differenti. Non sappiamo bene chi furono gli aggressori, se alieni o bande umane, non lo sappiamo. Sappiamo solo che un ruolo di spicco lo ebbero i titani nel difendere l'ultima città, che si ersero come custodi e difensori appunto delle mura, una vera e propria barriera umana contro il nemico. Ma tra i partecipanti non vi erano solo i titani, si segnalò anche per particolare valore lo stregone Osiride, che combatté con coraggio e con grande abilità, tanto da meritarsi pochi anni dopo il ruolo di mentore dell'avanguardia. Insomma, Osiride si distinse per le sue doti di guerriero e non solo di erudito, ma questo lo sappiamo, lui è così, è il guardiano più potente del resto, oltre al nostro. Ma per parlare di guardiani più potenti vi rimando al video che ho fatto in merito. Oltre a Osiride e ai titani erano presenti anche diversi signori del ferro che erano scesi in campo per difendere i sei fronti in quanto ritenevano che l'ultima città fosse comunque anche l'ultima speranza dell'umanità. E quindi per questo motivo andava difesa strenuamente. Un'altra battaglia celeberrima della lore di Destiny, di cui abbiamo sentito parlare davvero tantissimo, è la battaglia della Breccia del Crepuscolo. Cosa succede? La torre e la città sono assediate da un'immensa orda caduta, frutto dell'alleanza di tutti i casati, diavoli, inverno, re e lupi. Insomma, l'ultima città è sotto assedio. Le mura vengono indebolite finché non riescono addirittura i caduti a superarle, creando una vera e propria breccia. E quindi cosa fanno? Ancora una volta i titani si ergono come scudo umano, come barriera contro questa invasione. Zavala, Shaxx, Saladin e tanti altri difendono i quartieri dove i caduti stanno sciamando e cercano di tappare in qualche modo la breccia aperta appunto dai caduti. L'abbiamo visto anche nel filmato di presentazione della storia di Zavala, quando lo vediamo combattere in mezzo dei sobborghi. Insomma, i titani si impegnano ancora una volta, ma anche qui non combattono solo loro, ovviamente, ci mancherebbe. Combatte anche i Corarei, ma anche la famosissima Ana Bray, che si riteneva addirittura deceduta nel corso della battaglia della breccia, in quanto accerchiata dai caduti e non più vista. In realtà sappiamo che si era salvata. Ed è qui che, sfoggiando il famoso mantello Forza del Branco, Ana Bray guidò un gruppo di cacciatori che purtroppo perirono in molti. Lei no, ma molti suoi compagni sì. Ed è qui che lei usò la famosa pistola d'oro con le pozze di lava, diciamo così, lasciate sul posto, a cui ho già accennato in diversi video. In tutto questo, la resistenza umana fu sicuramente formidabile, ma gli Insonni ebbero un ruolo importantissimo in questa battaglia. Infatti, i lupi, il casato dei lupi, non era presente sin dall'inizio della battaglia, ma si sarebbe unito in un secondo momento, in modo da dare il colpo di grazia alle forze umane già indebolite. Infatti, la flotta dei lupi si stava per approcciare alla terra, passando per l'atollo, quando intervenne Marasov, che scagliò il planetoide Cerere contro il catch del Kel dei lupi, decimando la flotta e uccidendo appunto il Kel. Quindi Mare decise deliberatamente di salvare l'ultima città, di salvare la torre, di salvare anche in definitiva il viaggiatore. Quindi in quella volta Mara fu davvero salvifica e non è sicuramente l'ultima volta che ci aiuterà.
La torre quindi vinse la battaglia, ma a un caro prezzo, ci furono molti morti anche tra i civili, e quindi solo grazie alla fine all'intervento di Mara, e anche ovviamente alla resistenza dei guardiani più valorosi. È stata una battaglia che ha avuto conseguenze importantissime, questa della Breccia del Crepuscolo, tra cui la nascita dello Stendardo di Ferro e anche del Crogiolo, nati per far addestrare i guardiani a combattere appunto contro minacce sempre più pericolose. Ultima grande battaglia che cito prima di spostarci su due grandi conflitti è la Battaglia del Lago Ardente e il Grande Disastro. Ci spostiamo dalla Terra, non siamo più qui a casa nostra, ma siamo sul nostro satellite, sulla Luna. La Battaglia del Lago Ardente è il primo incontro tra Guardiani e Alveare, quando i Guardiani quindi si accorsero che sulla Luna c'era qualcosa di profondamente alieno, profondamente diverso e in qualche modo anche profondamente oscuro. I guardiani riuscirono a strappare una vittoria di misura contro l'Alveare, riuscendo a raccogliere alcune armi dell'Alveare stesso, iniziarono a studiarle, capendo ben poco, ma capendo che erano frutto di una tecnologia completamente diversa da qualsiasi altra cosa che fosse mai stata maneggiata dagli esseri umani, dagli insonni o dagli Exo. I guardiani, sicuri di poter fronteggiare la minaccia dell'Alveare senza eccessive difficoltà, organizzarono una seconda grande spedizione, un secondo grande attacco contro le posizioni dell'Alveare sulla Luna. Purtroppo però non sapevano che sulla Luna non c'erano solo unità normali dell'Alveare, ma c'era anche Crota, il divoratore di speranza, il figlio di Oryx. E quando si trovarono ad affrontare questo cavaliere titanico verdeggiante armato di una lama terribile, i guardiani perirono a centinaia. I portatori di luce non potevano fronteggiare l'oscurità e la violenza di Crota. Fu un vero disastro, infatti questa spedizione fu poi nota come il Grande Disastro. Centinaia di guardiani perirono e l'avanguardia, temendo che Crota potesse essere attratto addirittura sulla Terra, decise di proibire qualsiasi visita o spedizione sulla Luna. Troppo pericolosa per chi si recava e troppo pericolosa per la Terra stessa. Ovviamente alcuni guardiani ignorarono questo ammonimento, questo divieto, e mi riferisco alla squadra di Eris Morne, Rihanna 3 e gli altri, che decisero di scendere nell'abisso per fronteggiare Crota e vendicare i guardiani caduti. Sappiamo come è andata a finire, anche perché, insomma, Eris ce ne ha parlato in lungo e in largo. Comunque, la battaglia del Lago Ardente e del Grande Disastro sono i primi scontri tra guardiani ed Alveare. A quei tempi le prendemmo davvero di brutto, ma poi ci siamo vendicati coi fiocchi, uccidendo Crota, Oryx e forse uccideremo anche Sabaton. Insomma, la vendetta per i guardiani è stata servita fredda. Passo ora ad analizzare due importanti guerre che si sono succedute nella lore di Destiny. La prima affonda le sue radici in un periodo molto remoto, che sta venendo un po' approfondito grazie alla lore del Ramingo, ed è il periodo di guerra tra i signori del ferro e i signori della guerra. Scusate il gioco di parole. Questa non fu una vera battaglia, fu un insieme di scontri e conflitti che terminò con la sconfitta totale dei signori della guerra, che vennero o decimati tramite l'uccisione e l'esecuzione dello spettro, pensate che procedimento, perché appunto i signori della guerra sono guardiani rinati nei tempi subito dopo il crollo, che scelsero una vita violenta e di crimine invece di mettersi al servizio dell'umanità, e quindi o vennero uccisi oppure si unirono ai signori del ferro o si misero l'anima in pace e non furono più violenti. Tra i signori della guerra convertiti possiamo menzionare Lord Shax, che un po' ricorda il suo passato da signore della guerra con il suo look molto particolare, e anche Lord Felwinter. Fu una serie di conflitti piuttosto sanguinosi che provocò diversi morti. Il Ramingo stesso assistette a uno di questi scontri, ma ne parlerò magari in un video a lui dedicato. E insomma, i signori della guerra e il signore del ferro guerreggiarono per molto, ma alla fine prevalsero proprio i signori del ferro. L'umanità quindi trovò un po' più di pace, non dovendo più affrontare esseri umani, ma concentrandosi solo contro gli alieni invasori. Ultima battaglia che cito per concludere questo breve elenco di grandi scontri è indubbiamente la Guerra Rossa, la guerra che ha inaugurato Destiny 2 con l'invasione di Gaul e l'attacco Cabal alla Torre. È stata una guerra su scala ampissima, se ci pensiamo, abbiamo combattuto su un sacco di pianeti, l'abbiamo vissuto ovviamente in prima persona come guardiani, non più come semplici lettori del Grimorio, e l'abbiamo vissuta capendo che era una guerra per la salvezza dell'umanità, della torre stessa, del viaggiatore, sappiamo com'è andata. La cosa interessante è che la Guerra Rossa non è terminata con la morte di Gaul, bensì con l'uccisione di Val Kaur, quel Cabal che si è recato sul Leviatano
e che cercava di porsi come nuovo leader delle rimanenze, appunto, della Legione Rossa. Effettivamente c'era anche riuscito. Calus ci ha ovviamente ordinato di farlo fuori in quanto rappresentava una minaccia per lui e indirettamente anche per noi, e uccidendo appunto Valkaur a bordo del Leviatano abbiamo definitivamente messo fine alla Guerra Rossa, che sottolineo è stata una delle guerre più sanguinose da secoli perché ha portato un sacco di morti tra i civili ma anche tra i guardiani. È stato un evento che magari in certi momenti sembrava poco epico, ma in realtà se fosse stato narrato nel Grimorio saremmo qui a parlarne per secoli. Abbiamo vissuto in prima persona, questo ha ammazzato un po' la magia perché sappiamo che Bungie è più brava a raccontare le cose testualmente che non a livello narrativo in game, però non dobbiamo sottovalutare questo evento, è stato un evento incredibilmente traumatico che noi siamo riusciti comunque in qualche modo a risolvere e in qualche modo soprattutto a vincere. Per questo video, ragazzi, è sostanzialmente tutto. Vi chiedo quali di questi grandi scontri, battaglie e guerre vi affascina di più e vi chiedo anche quale conflitto secondo voi si vedrà all'orizzonte. Riusciremo a avere un conflitto ancora più vasto di questi citati, magari la guerra contro Savathun o contro le navi a piramide, chi lo sa. Spero che colui che ha commissionato questo video sia ampiamente soddisfatto. Vi invito a lasciare mi piace al video e a iscrivervi al mio canale. Trovate altri video lore, trovate anche altre top a tema Destiny, ma trovate anche altri argomenti. Potete seguirmi anche su Facebook e su Instagram, nome Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!